La terza e ultima giornata di Sport Time ha visto la presenza a bordo della pedana del club di lotta greco-romana di Faenza i due campioni olimpici Daigoro Timoncini e Andrea Minguzzi. Sono sempre belle iniziative, soprattutto perché la lotta parte di qua. Anch'io quando ero piccolo facevo tutte queste, diciamo, queste esibizioni per attirare gente al nostro sport, perché purtroppo è uno sport tra virgolette minore, quindi poco considerato, e l'unico modo per dargli visibilità è questo modo, perché sennò non ha riscontro. Adesso partiremo per la Bulgaria per una fase di uno stage di allenamenti con squadre straniere, e poi il primo appuntamento sarà per i giochi del Mediterraneo a metà giugno, poi ci sarà il mondiale a fine settembre. Questo praticamente, la lotta è il primo sport che fa il bambino quando gioca da piccolo, perché alla fine è brutto dire la lotta, tutti pensano chissà che, invece alla fine è un gioco come tanti altri e non c'è nulla di male, è lo sport che fa fin da piccolo il bambino quando gioca, quindi l'unica cosa è messo su un tappeto con delle regole da rispettare, quindi non c'è nulla di male. E sicuramente questo è uno sport completo, essendo uno sport completo sviluppi tante qualità, non solo la forza, non solo la tecnica, non solo, hai bisogno di più, sei completo più riesci a raggiungere, diciamo, risultati più grandi, quindi è forse anche il bello di questo sport. Noi facciamo solitamente due sessioni di allenamento al giorno, quindi sono dalle 4 alle 5 ore al giorno, quindi è lunga arrivare a sera. Però, diciamo, se oggi sono quello che sono è anche grazie a questo sport, mi ha dato tutto questo sport, quindi se tornassi indietro rifarei sempre tutto quello che ho fatto. Il bello della lotta greco-romana. Il bello della lotta greco-romana. La lotta è uno sport di combattimento istintivo che nasce con l'uomo. Un ragazzino va appena inizia a camminare e comincia a correre, a giocare con la lotta con gli amici. Quindi è la cosa più naturale che ci sia, è soltanto diventa sport perché vengono messe delle regole, dei punteggi, e appena si riesce a dare le prime delle citazioni su queste regole e punteggi, chiunque la può fare e sicuramente si appassionerà. Quali sono state le soddisfazioni più grandi che hai avuto fino adesso e i progetti futuri? La soddisfazione più grande che ho avuto sicuramente è stata quella di vincere le Olimpiadi a Pechino. Dopo la vittoria 2008 purtroppo ho avuto un paio di infortuni gravi che non mi hanno permesso di ritornare in forma per qualificarmi a Londra. Adesso stiamo di nuovo comunque lavorando con Daigoro Timoncini, stiamo cercando di prepararci innanzitutto per i mondiali che saranno a settembre, e poi vedremo più avanti che altri appuntamenti importanti potremo affrontare. Invece le difficoltà che hai trovato in questo sport? Beh, le difficoltà che si trovano nello sport sono le difficoltà che si incontrano nella vita, sono la fatica, ogni tanto inciampi in qualche magari infortunio, con qualche persona che ti mette in posizione fra le ruote, sono mille le cose, le avversità che si trovano nello sport, che è il percorso per diventare un campione. Poi è chiaro che c'è chi abbandona, c'è chi ha la forza di continuare, e se si continua e si riesce a ottenere degli splendidi risultati. Mai avuto momenti di sconforto? Una vita di sconforto. No, sicuramente lo sport è bello perché si può perdere, si può vincere. Se ci fosse sempre le vittorie sarebbe monotono. Anche chi raggiunge i massimi risultati ha più sconfitte che vittorie. La differenza è che quando si vince si appaga, c'è l'appagamento di tutte le sconfitte, delle fatiche avvenute fino a quel momento. Francesca Diletta per Faenza Web TV.